Ciao a tutti i videoamatori e a tutte le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questa nuova autodiscussione. Che altro non è che la discussione, che altro non sono che le discussioni che io faccio da solo in auto e poi le guardano in milioni. Lo specifico, lo dico, lo specifico è ironico, fa la rima, è per questo che lo dico tutte le volte. Palafit, chi sei Palafit? Palafit. Insomma, benvenuti in questo nuovo video. Come ho scritto anche nel mio libro e come è scritto in un libro che sto leggendo, in verità non è la stessa cosa, ma le due cose vanno molto bene di pari passo. Come ho scritto nel mio libro, la scuola non educa più, la medicina non guarisce più, il lavoro non ti dà più da mangiare. Che è come un po' dire che la scuola indottrina, non educa più ma indottrina, la medicina non cura più ma ammala, ma fa ammalare, e il lavoro ti rende schiavo sempre di più. Perché ho questa visione così catastrofista? In verità non lo è per niente, ma è una visione un po' estrema che però ci può aiutare a capire obiettivamente quello che sta succedendo, in cosa si stanno trasformando i pilastri della nostra società, che fino a poco tempo fa appunto erano i pilastri e da 3-4 anni a questa parte abbiamo capito che invece non sono più fondamentali, anzi in verità sono fondamentali per una certa tipologia di elite, per una certa tipologia di persone, per una certa tipologia di lobby, sono diventate fondamentali per tenerci col guinzaglio corto. Questa è la verità, per tenerci sotto ricatto, per tenerci controllabili, sono parte di quel capitalismo del controllo che sembra essere diventato sempre di più l'unica vera motivazione, l'unico vero scopo. Bene, sto leggendo un libro molto interessante dove vi è una parte, un fumetto che riflette perfettamente una certa tipologia di mentalità, una certa tipologia di cose che succedono nella vita a nostra insaputa, o perlomeno in molti non se ne rendono conto, soprattutto per quello che riguarda la scuola. E in questo libro c'è un esempio spettacolare che vale la pena che io condivido con voi, perché vi vorrei rendere partecipi a questo esempio, no? questa descrizione, questo scenario che è un po' comune a tanti, ma in pochissimi se ne rendono conto. Bene, allora immaginatevi in un grand hotel, un 5 stelle, vi hanno regalato un weekend, l'avete vinto il weekend nel 5 stelle che voi preferite, e insomma vi trovate lì. La mattina dopo che avete fatto magari una bella giornata di lavoro, avete avuto poco tempo pure per mangiare, vi siete dedicati a fondo alle cose che più vi piacciono e vi svegliate belli affamati. Vi svegliate belli affamati e andate verso la sala del buffet, il famoso buffet a 5 stelle.
Bene, entrate dentro questa sala, in questa sala c'è di tutto, c'è dalle paste salate al pane integrale, ai dolci, agli affettati, ai dessert più invitanti, alle cose vegane, vegetariane, insomma ce n'è per tutti i gusti, anche moltissimi piatti che voi non conoscete ma che hanno un'aria veramente, veramente, veramente spettacolare. Tutto fatto con prodotti, i migliori prodotti possibili, tutto fatto insomma nel migliore dei gusti possibili per voi, proprio fatto quasi su misura per voi. Bene, vi trovate lì davanti, quindi avete le papille gustative che stanno sprizzando energia da tutti i pori, la colina già che si forma in bocca, vi trovate insomma in una situazione spettacolare già per partire con questa bella mattinata al 5 stelle. È un'ipotesi, ragazzi, se non vi piace il 5 stelle è inutile che me lo scrivete nel commento, non ce ne frega niente a nessuno, questo è un esempio per farvi capire che poi magari capirete, è un esempio che capirete fra pochi minuti, abbiate pazienza e così capite perché vi faccio questo esempio. Anch'io non sono un fan dei 5 stelle, non sono un fan dei buffet della colazione, ma per farvi capire il contesto. Vi trovate insomma in una gran bella situazione, cibo a volontà per voi, per il vostro palato, il vostro stomaco, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, andate a prendere la prima forchetta, le prime posate che andate a prendere per tagliare la vostra prima porzione, non fate in tempo a prendere le posate che arriva lo chef dell'hotel, della cucina dell'hotel, il maître, arriva e si impone tra voi e il vostro primo piatto e vi dice: dovrai mangiare tutto quello che vedi in un'ora. Te rimarrai un po' perplesso e lui ti spiega: vedi, tutti i piatti che si trovano qui all'interno di questo buffet sono per te, ma te li devi mangiare tutti in un'ora. Lo abbiamo già fatto, abbiamo già avuto delle persone qui, ci sono riusciti, quindi sappiamo che anche te ce la puoi fare. Non c'è una scappatoia, tu ti dovrai mangiare tutto in un'ora e se lasci qui qualcosa, qualsiasi cosa che rimanga nel piatto di qualsiasi appunto portata sarà messo sul tuo conto, quindi uscirai di qui pagando molto caro tutto quello che non ti mangerai, che non riuscirai a mangiare. Quindi capite bene che in pochi minuti siamo passati dal paradiso all'inferno. Abbiamo creduto che questa situazione fosse paradisiaca, se potessi approfittare, se potessi mangiare quello che volevi, come volevi, eccetera, 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 si è trasformata in un inferno. Allora lo chiedo a voi che siete dall'altra parte, in quanti si trovino e si siano trovati nella loro vita in una situazione del genere? Bene, quello che succederà, non ho modo, non essendo una platea reale, essendo una platea virtuale, non posso sapere quanti di voi, mi fido, quanti di voi non si sono mai trovati in una situazione del genere, quanti di voi, a loro detto, si sono trovati in una situazione del genere, lo scrivano nei commenti. Scrivetelo nei commenti prima di vedere i prossimi minuti del video. Scrivetelo adesso nei commenti se vi siete trovati in una situazione del genere. Beh, solitamente questa cosa qui l'ho provata anche a fare con altre persone, in pochi in verità si dicono di essersi ritrovati in una situazione del genere, ma nella realtà tutti ci siamo ritrovati in una situazione del genere, e vi dico di più, tutti ci siamo ritrovati in una situazione del genere per anni. Questa situazione del genere è la scuola, l'educazione. La scuola ti obbliga a dare da mangiare al tuo cervello delle cose che potrebbero anche piacerti, che potrebbero anche essere invitanti, che potrebbero anche interessarti, ma non tutte. E non
mangiate nel tempo in cui sono gli altri a deciderlo. La scuola non insegna più, in grandissima parte, perché non considera i tempi delle persone, non rispetta le differenti tempistiche, i differenti gusti, le differenti attitudini, le differenti caratteristiche, soprattutto le differenti doti delle persone. Non rispetta l'individuo, ma lo mette su una catena di montaggio con la pretesa che entri in un determinato modo e ne esca in un altro, uniformato a tutti gli altri. Quando l'unica vera ricchezza che abbiamo è l'individualità. Quando si è tutti uguali, non si vale nulla. Infatti, si può pensare, senza, diciamo, sbagliare più di tanto, che la scuola al giorno d'oggi sia fatta solo per creare manodopera, manovalanza a basso costo. E che tutte quelle tipologie di scuole che adesso sono nate, soprattutto dal 2020 in poi, si sono sviluppate, lo hanno fatto in gran parte per uscire da questa trappola sociale e adesso, in grandissima parte, rappresentano un rischio, rappresentano una minaccia che va debellata. A volte, ci si riesce da soli, queste scuole si, diciamo, autodistruggono per svariati motivi che magari potremmo anche affrontare in un altro video, ma quello che ci tengo a fare capire è che è diventata la scuola un fast food di cultura generale a basso costo e di pessima qualità. Soprattutto per quello che riguarda la scuola pubblica, ma non solo, non sto parlando solo della scuola pubblica, perché c'è anche una fascia di gente che si crede diversa, ma alla fine è peggio della scuola pubblica, perché comunque non si estranea dai meccanismi. Infatti, molti di quelli che sono usciti da questo meccanismo in realtà vengono da quel meccanismo lì. E quindi è molto difficile per una persona che non ha mai visto, che non sa in nessun modo né quantificare né descrivere, neppure conosce i principi base della scuola, diciamo, alternativa, no? Vende un'idea, vende un prodotto e quindi non può avere un successo su larga scala, non può avere una visione nel lungo termine, no? E questo è il rischio che in molti non considerano. Perché in grandissima parte c'è un errore colossale della scuola pubblica, ma della scuola in generale, perché comunque, ripeto, alcune scuole alternative non si estraneano da questi comportamenti, no? Che è quello di far credere alle persone che la scuola sia la vita, che se tu sei un somaro a scuola, sei un somaro nella vita. No, se tu sei una persona che ha dei voti bassi, no, avrai poco successo. No? Tutte queste stronzate che vengono raccontate e ripetute e che quindi si cristallizzano nella mente delle persone, fino a farle divenire un'autoprofezia, no? Una profezia che si autoavvera, la famosa profezia che si autoavvera, perché le persone finiscono col crederci talmente tanto
che poi si identificano. E quindi il somaro sostanzialmente si comporta come un somaro perché gli è stato detto che è un somaro. No, tu sei un incapace, tu non sai fare 5 più 5, 4 per 3, 9, la radice quadrata di 937, ed ecco che sei un somaro, quindi nella vita devi guadagnare poco, devi fare l'operaio, devi essere un borderline, ti devi rovinare l'esistenza perché non sei abbastanza intelligente, secondo la scuola. Beh, sappiate che la realtà è molto diversa e che nella realtà le etichette scolari non servono a niente. Non è che se tu vai peggio a scuola sarai peggio nella vita. Le persone che hanno successo nella vita, anzi, in molti altri casi, non sono neanche mai andati più di tanto a scuola. Sono i primi che sono usciti, sono i primi che sono andati a lavorare giovanissimi e che tante volte, proprio perché sono andati a lavorare giovanissimi, hanno avuto la fortuna di entrare nel mondo del lavoro, così come viene descritto, prima, e in una maniera, diciamo, più spensierata, meno soggetta alle aspettative. Bene. Questo per me è un discorso fondamentale da ripetere soprattutto ai giovani. Non crediate che la scuola sia la vita. Quella è una parte della vostra vita, come può essere il lavoro, come può essere la salute, come può essere la medicina, la salute, il lavoro. Come è giusto che sia anche l'educazione. L'educazione non è tutto, voi non siete i voti che prendete a scuola. Grazie a tutti e al prossimo video. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, diffondete, condividete al massimo questi video e mettete un pollicione in su se vi è piaciuto. Ciao! E alla prossima.